cominciato con il cinema Ricomincio da tre contro Easy. Ha collaborato con diversi artisti come Alberto Sordi nel Tassinaro. Quindi vi presento direttamente da Colorado Carmine Fanaco. Buonasera. Devo entrare nervoso, incazzato, perché sennò il personaggio non funziona. Fate l'applauso un'altra volta. Io... Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd, i Deep Purple. Contemporaneamente in Italia i Tic Tic. La domanda non è chi è, no. La domanda è perché? Perché i Tic Tic sono toccati a noi? Che cosa abbiamo fatto di male? Dick in inglese vuol dire, questi qua non lo sapevano, ma si chiamavano i Cats Cats. Tanti gruppi importanti sono usciti negli anni 70 in Italia, per esempio come i Nomadi. La canzone più famosa dei Nomadi è Io Vagabondo? A un certo punto la canzone fa, chissà dov'era casa mia, ma tu sei nomade. La casa non la dico. Cantati qua. Una notte di settembre mi svegliai il fuoco di un camino. A settembre. A settembre appiccio un camino. È assurdo. Come per esempio Bocelli. Con te partirò. Sì, ma guido io però. Cantanti bravi come pieni del... Massimo Ranieri, se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Ma che fai, io con birra? Ho visto spettacoli con Massimo Ranieri, mentre canta riesce a fare le flessioni, le capriole, recita, canta, balla, tutto. Ho detto, ma a quell'età, tutta questa energia, da dove la prendi? Erba di casa mia. Sono... pieni d'energia, come per esempio è anche Gianni Morandi, il grande Gianni Morandi. Pensate, avevo circa 16 anni quando lui una sera, un sabato sera, alla fine di uno spettacolo del sabato sera, lo show del sabato sera, lui uscendo dalla roulotte cominciava la canzone della sigla di chiusura. Cominciava così, si voltava verso un albero altissimo, faceva quel gufo con gli occhiali, la ricordate, no? Io già, pensate, che ho detto, il gufo è un uccello che esce di notte e chi se no a sotto all'albero riesce a vedere un gufo in coppa all'albero. Quel gufo, pure un gufo, pensate, come cazzo ha fatto? Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. E a questo punto si apriva la roulotte dal fondo e usciva un bambino di 7 anni, il figlio. Ci usciva rubato. Perché un bambino a 7 anni ti può chiedere qualsiasi cosa, bicicletta, un pallone, monopattina, l'overboard, qua, ma non mi aspetto che dice, me lo prendi papà? Uff, che te ne devi fare? Comunque, Gianni Morandi, essendo un bravo papà, si arrampicava, essendo pure quasi una scimmia, e glielo prendeva. Il bambino felice con gufo in mano e il papà contento che poteva continuare la canzone. Si voltava verso un albero altissimo, andava verso un altro albero, guardava quel giro d'ormiglione. E il bambino, o gufo no, io fa quello voglio dire. E gli prendeva il giro e ricominciava quel topo campagnolo, trasloca in città, me lo prendi papà? No, già c'è sta che la zocca le mamme. Mi hai alzato il microfono? Pazzesco, poi è peggiorato, cioè, ora. Banane, lampone, chi c'era con te o fruttaiolo? Ci sono stati nella nostra vita
cantanti che abbiamo avuto la possibilità di ammirare in televisione o al Va Live, che hanno fatto solo una canzone da tutta vita loro. Io mi ricordo la canzone di Marina Rey che faceva na na na, si intitolava Primavera, sai? Na na, è la primavera, è la primavera, che ti fa due palle che viene l'autunno. Poi finalmente comincia la canzone, sabato mattina ancora a scuola, tieni 40 anni, che fai a bidella? Cantanti che hanno vinto il festival di Sanremo come quella di Ron, vorrei incontrarti tra 100 anni. Sì, pigliamoci la pausa di riflessione. Lungo le strade tante facce diventano una, che finisci per dimenticare o le confondi con la luna, te si trovate con la Sprite. Alle ragazze non chiedere niente, perché niente ti posso dare, basta parla per te, Ron. Il grande, per esempio, c'è stata una canzone che piaceva tantissimo, era quella là di Biagio Antonacci. Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che, stai scrivendo una canzone, scrivi, o foglie bianche, c'è stato uno spazio, si blocca, se io, se lei, se lei fosse stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno che, se io, se lei, lampo di genio, se noi, sei un fenomeno, poi è peggiorato negli anni, se l'amore si paga prima, però. Cantanti per esempio come il grande, io pensate che Lucio Dalla appariva ai concerti con questa canzone. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai. Balla, balla, ballerina, certo, fu ballerina, facci pure anche se non sega, sega, falegna. Taglia, taglia, salumere. C'è una casetta piccola così. Facciamo il coro, vado a fare. Guarda, c'è una casetta piccola così. Bravo, facciamo anche la coreografia, è così qui. Vai, c'è una casetta piccola così. Anche le mummie in fondo là nella cappella Sistina, là, guardate finestrelle colorate. E c'è una donnina piccola così. Però qua dove scendo so io, con due occhi grandi per guardare. Come fai? La casetta piccola così, la finestrella, signora, buongiorno. Ha sbagliato le proporzioni. E c'è un omino piccolo così. Che torna sempre tardi da lavorare. Ma forse il gambetto piccolo così, quante cazzo arrivi? Cantanti che hanno fatto, per esempio, quella lì di sempre di Luciano, che ho suonato due volte anche se avevo la chiave. Allora si scema. Ascoltate questa che sono sicuro che la conoscete, tant'è vero che la cantate pure. Guarda. Ti stai sbagliando, chiedi. Non è Francesca. Bravo, fatelo un po' meno pellegrinaggio. Lei è sempre a casa che aspetta me. Alla fine della canzone non è Francesca, è Francesca. T'ha avviato per culo per tutta la canzone. Inseguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato. Cioè tu è assurdo, cioè lui interrompe col passato e rompe le palle il libello, lo fa delle cose assurde. Oppure ci sono alcuni cantanti, per esempio, che hanno avuto la proprietà, cioè la, come si dice, la bravura di comunicare facendoti non solo ascoltare la canzone, ma facendotela vedere mentre la canta il grande Battiato. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto e da lontano un minatore bruno tornava. Cioè, sappiamo solo che papà spiaggia così. Ti giri da lontano insieme a quelli che vengono cocco. Pareva uno con una luce in fronte.
E tu dici, anche lì chi è? Tutta la città, ah sì, Bruno Minatore. Cantanti famosi che non volevano fare il cantante. Voi lo sapete che Luca Carboni, il cantante, non lo voleva fare. Secondo voi non era una bella idea? Luca Carboni, Fre frellina, non ce la faccio, è solo che non me va. Fre frellina, da grande che farai? Da grande, che la farfalla campa tre giorni, lascia stare. La canzone è bella, perché io ho visto al concerto facevo. Fiore in bocca, che è il primo verso della canzone, al concerto lui quando ha detto fiore in bocca, faceva la mente disgustata, che sembra proprio fiore in bocca. All'appa. Può servire a che? Però essendo una persona onesta, fiore in bocca, può servire. Oppure no, può servire e non può servire. Ma dove voli, frellina? Non vedi che son qua? E che le dice, oh, volo là, perché da vista. Luca Carboni, ogni cosa che fa nella vita ci fa la canzone. Quando si comprò la motocicletta, lui partì con questo riff. Io ho pensato subito, vuoi vedere che questa ha cambiato genere? Comprata anche la moto, il entusiasmo di questa mattinata, faccio i pieni in autostrada, prendo l'aria sulla fa, metto lo casco, strunzo, mare, ma che voglia d'arrivare. Ma si sta parlando della moto, che c'entra il mare? Vuoi cambiare la canzone e fai così? Ho comprato un motoscaf e tra una fangula a mare. Il grande Carboni, quando gli è nato il figlio, addirittura tiene in braccio il mio bambino, che dagli occhi è piccolino. È un bambino? E tiene in braccio il mio bambino, apri il becco un uccellino che gli è dato in mano. Il bambino o l'uccellino? E ci sta tutto in una mano, è l'uccellino. Sono alcuni cantanti che sono stati etichettati come portatori di Iella, no? La cosa più brutta che si possa fare a un artista, quando l'hanno fatto per esempio con Masini. Masini è un grandissimo artista, mi ricordi questa canzone? Sarà dolce la paura quando sganciandosi i blue jeans, sarà grande come il mare. E che cazzo tiene? Non esageriamo. Però la cosa bella è che Masini, dal titolo della canzone, ti fa capire quello che tratta nella canzone. Non è che ti prende in giro, ti fa uno scherzo alle spalle, no, te lo dice dall'inizio. Se la canzone si intitola Disperato, tu stat sicuro, qualcun mor. Grignani no, Grignani te fa fess. Grignani, se dovesse intitolare una canzone Pozza Murì Accise, lui intitola Destinazione Paradiso. Ve la ricordate quello che faceva? Cade una lacrima e affoga la città. Una lacrima e affoga la città. Speriamo che non pisce questo. E allora a un certo punto ho pensato questo: secondo me gli unici che hanno potuto contrastare a livello musicale, anche di testo, i cantautori, i gruppi, le band inglesi, sono stati cantautori nostri che nascevano a metà anni 70. Vi parlo di De Gregori, 22 secondi. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. Grazie Libero se legge. La pagina chiara, la pagina scura, Libero la Juventus, che? Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Sì, tanto culo lo fanno a me. Il grande, per esempio, non so se vi ricordate, Eugenio Finardi.
Qualcuno è quel cantatore milanese con quella canzone, sicuramente quella più famosa, Extraterrestre, che diceva Extraterrestre, portami via, voglio una stella. Che, secondo me, chi si cantava sopra la lavatrice durante la centrifuga. E lui ha scritto la canzone più triste del mondo, che era: la prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente. Non è che ti sei messo di spalle. Che è un attimo, devi cambiare vita. I cantautori che nascevano all'epoca come Roberto Vecchioni. E lui che torna a casa sbronzo quasi tutta la sera, quel silenzio tra noi due che sembra non finire, quando lo svesto lo riveste e poi lo mette a letto. Lo svesto, lo rivesto e lo mette a letto vestito. Quello magari dice: io domani la chiudo, dove vestivo questo mo, come ne fotto? Era già rincoglionito, se no non avrebbe pensato 3 anni dopo: voglio una donna, 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 quella donna, 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 voglio una donna, donna, prendi la te, quella col pisello. No, roba, via delle tu, la lasci. Oppure Fabrizio De André: dorme sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, è un campo di grano. Se tu nel campo di grano devi seminare e semini il grano, esce un papavero e fatta cazzate, non è possibile che tu vai in un errore. Oppure: la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Secondo voi, uno che si chiama bocca di rosa, che specializzazione? Dove avrà studiato? Alla Bocconi. Il grande De André: io mi chiamo Pasquale Cafiere, sono brigadiere del carcere René. Io mi chiamo Cafiere Pasquale. Quella canzone, non so se lo sapete, ma quella ha sentito la Don Raffaele, non a caso, che parla di Don Raffaele Cutolo. Una canzone che parla di mafia e di camorra, insomma, molto molto dura. Lui ha avuto il coraggio di cantarla in piazza per la prima volta, sapete dove? A Palermo. Lui ha pensato: qua ho successo o sparo. La canta la prima volta la gente un attimo così, poi bis bis. Lui la canta la seconda volta, una volta bis, se non mi sbaglio 41 bis. È successo. Antonello Venditti: il nostro cane non mi riconosce più, è l'unico cane che non riconosce padrone. Altri profumi, altre valigie da portare giù. Il bicciolo ti riconosce, va a portare i valigie, va. Cerco le chiavi di casa, questa non è casa mia. I valigie, Davide, portare. Poi si volta verso il cane, fa: tu, dimmelo tu, cos'è? A me, hai sbagliato palazzo. La metà delle canzoni Venditti parlano della scuola, ma non è un caso. Forse ha avuto qualche schiaffa, qualche maestro, qualche monaco l'ha fatto romanzo, non lo so. Perché lui comunque la prima canzone era: compagno di scuola, compagno di niente. La seconda era: Sara, svegliati e primavera. Che era una tartaruga questa. Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. La prima figura in mente, vedi? Era l'anno dei mondiali, quelli del 66. La regina d'Inghilterra era Pelé. Servata la lampada, la regina. La più bella, però, la più bella è notte prima degli esami. Sulla spa, ma dove ti dico che non fa?
braccio, voi siete cinque e quattro portano la chitarra e uno porta il pianoforte. Ma si è organizzata una schifezza. Come si fa a portare una chitarra in quattro? Io porto il manico, io porto le corde, io porto la cassa, e tu il plettro. 7 metri più di essa uno con un mano di pianoforte come sta. Allora ti serve la mano, non ce la faccio. Neanche il Festival di Sanremo ci ha aiutato. Il Festival di Sanremo che nel 1990 fu vinto da un gruppo molto famoso italiano. Incontri dove la gente viaggia da 24 ore, col topo barba che sta di pioggia. Che cazzo succede? Com'è possibile, ragazzi? Loro che hanno girato l'Europa intera per 50 anni fino a che un malaugurato giorno a Robby Facchinetti sciabozza nascono figlie scena. Porti in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Dice Francesco, capitano Ginamano, nunnate! Gino. Ma cose, quel quando partecipò, mi ricordo nel 2010 arrivò sul palco dell'Ariston Max Gazzè. Ciao, sono quello che ho portato la festa. T'ho chiamato solo per sentirti e basta. E cazzo mi chiamano a fare. Quando finalmente abbiamo visto Arisa nel 2010-2011. Sincerità, sincerità, e fare di fare l'amore. Per ore, per ore, per ore, con te. Sincerità, non tengo coraggio. Sinceramente. Arisa si ripresenta l'anno dopo. Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire. Ma l'amore, no. Cioè, scoppio solo, è come femmina. Se salva solo la risa, voglio morire, morire. Al terzo anno arrivate irriconoscibile. Io non credo nei miracoli. E allora che te trucca fa? Ma secondo voi non erano meglio quelle canzoni di tanti anni fa? Che voi sicuramente muore. Parlava di una rincoglionita che abitava sopra la montagna verde, andavano a chiamarsi a Bosile. Che fa? Che fai? Esci con noi? No, c'è da fare. Che c'è da fare? Devo uscire col coniglio. Poi un giorno mi sono litigato, ma rotte palle, mi sono magnato. E finì l'amicizia. Io pensavo che questa canzone fosse quella più brutta del mondo, perché quella è più brutta su e più la gente si ricorda, che sia ancora peggio questa qua che faccio adesso. Vorrei due ali di aliante, vorrei essere più distante, puro cuore. Mamma, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume. Baracca, ti devi comprare baracca, se sono dubbi te non lo fai, capito? È assurdo, queste canzoni sono assurde, come per esempio voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. E allora che canta a fare canzoni? Se non lo deve sapere, stata zitta, no, senta per radio, lo viene a sapere. E no, quando arrivarono sul palco dell'Ari, stanno ancora in sei da Salerno, erano i neri per caso. Ma di che cazzo è?
bravi, peccato che gli hanno fregato gli strumenti sopra la sarenda del cioccolato. Kill praticamente, un concerto che tu c'è, voi siete in sei, mettete 50 euro a testa per comprare una cazzo di chitarra, perché non si possa dire. Dopo un quarto d'ora è arrivata l'autoambulanza e si è portata a uno, si è rispugnata una cosa. Le ragazze, ha detto basta, comprate una chitarra, ha detto no, noi cantiamo a cappella, pure secondo me. Fino a che non arrivò quello lì che faceva i bambini fanno che meraviglia, i bambini non lo sopportavano più, perché i bambini non sono cretini, i bambini non fanno no, perché a Napoli i bambini fanno uè, a Roma fanno au, a Palermo fanno minchia. Chi le ha fatto? Lasciate i bambini a riate piccioni, più o meno come fa un piccione. L'amore sopra il cornicio è comodo. Deve essere una nuova posizione di Kama Sutra. Luca era gay, adesso sta con lei. Prima stavo con Piccione. Amedeo Minghi, il grande Amedeo Minghi, questa qua, che ve lo dico a fare? Ancora, ancora ti chiamerò. Non avevo dubbi. Questo arrivò terzo alla festa, saremo con Trottolino Amoroso, mi sarei sparato, se fossi arrivato io mi sarei sparito, ma fare una plastica facciale non mi facevo riconoscere, chi le fa? Ritorno l'anno dopo, sul palco della, con la stessa faccia, da Minghi, e che te fa? E allora, mi fa la stessa cosa, continua la canzone dell'anno passato, non lo so, ma come è possibile? Che e guardo il mondo da un oblò, e t'hanno chiusi da lavatrice. Come si chiamava codesto cantante? È un uomo, Gianni Don. Mia cara, se il mare aperto mi perdo e tu sei la mia ancora, ti prego sali in macchina, ma stanno in mezzo mare, chi sta guidando? Schettino, non si capisce per quale motivo loro avevano Elton John e noi avevamo Sandro Giacobbe. Nelle canzoni tradiva sempre la moglie, ma la colpa non era mai sua. Nella prima canzone fa: stasera sono in vena e ti racconto tutto. La tua migliore amica, chi l'avrebbe detto? Quindi non è colpa sua. E gli occhi suoi brillava un'espressione strana di chi non si accontenta più di una persona sola. Come hai fatto a aprire? Quella piove da qualche minuto, ti guardo e mi sento sfinito, ma non riesco a pensare che cosa mi è capitato. Ma che ti è capitato, Giacomo? Era una sera normale, ti ero venuto a cercare, non c'eri però che con tua madre mi misi a parlare. Ma non si fa una costruzione. Tu vai a citofonare, signora c'è Marisa? No, salvo un attimo. La legge della maniglia, prima la mamma e poi la figlia. Così va. Poi c'è stato quello il detentore, uno che ha fatto solo una canzone da tutta la vita sua, infatti Umberto Balsamo. Con Umberto Balsamo, il padre eterno ha avuto pietà, perché uno che si chiama Balsamo te ne manca un capello in capo. Sciolgo le trecce ai cavalli, pure i cavalli piamano per culo a chi sei. Uscì in 45 giri, inciso da una parte sola, tu giravo disco e stava scritto rigiravo.
Poi ci sono quei cantanti indecifrabili, tipo Carmen Consoli. Guarda una foto di mia madre, era felice, avrà avuto. Avete Carmen, quante canta? Spegno vibratore. La Pausini, non voglio più dividermi tra te e il mare, è arrivata Mosè. Uno lo vorrei salvare, uno che fu accusato di plagio circa 25 anni fa su un giornale, una mattina con Bregina, c'era scritto tutta pagina: Zucchero ha copiato una canzone. Zucchero ha copiato, vi posso assicurare che Zucchero non ha mai copiato una canzone. Dico, tu vuoi copiare? Copia a quelli bravi. A chi ha copiato Zucchero? A Michele Pecora. Michele Pecora neanche lui sa ricordare. Il fratello di Michele. Michele, quello qua è la tua. Beh. Le canzoni sono uguali. La canzone, questa qua di Zucchero fa così. Sere d'estate, dimenticate, c'è un dondolo che dondola. Certo, dondolo, dondolo. Se era un girolo, si chiamava girolo. Michele Pecora. Era lei, sere d'estate, era lei. Dico, sono uguali, però diciamo che un incidente io posso anche ammetterlo. Un incidente può succedere, che poi Zucchero è uno bravo. Pensate che l'ultimo disco l'ha scritto metà in inglese e metà in italiano. Tanto chi se ne accorge. Che sia parte italiana. Sei proprio tu, che cosa vuoi di più? Il povero pappero. Che cosa voglio io? Il povero pappero. Che non mi batto mai, che non ti batti mai. Il povero pappero. Che cazzo è su pappero? Pesa un chilo, perché tu quanto pesa? Mezzo chilo di zucchero, ma di canna però. Io ormai il disco lo volevo comprare originale, perché non avevo mai avuto un disco originale. Mi vesto, mi preparo, vado a Napoli, originale di Napoli, compro il disco, lo porto a casa, apro il disco, dentro non c'è. Ho detto, allora è originale. Sono tornato, dice, tu è bello, stamattina ho comprato il disco di zucchero, dentro non ci stava niente, che dobbiamo fare? E detto, quello è light, cioè senza zucchero. Certe cose non si sopportano, voglio far ascoltare una canzone, per esempio, non so se vi ricordate, quella canzone di De Gregori, Alice, la canzone Alice... Che lui veramente non ho mai. Lui l'avete mai capito il significato di quella che io ho, penso che ho costruito un plastico a casa per capire la cosa. Alice guarda i gatti e i gatti guardano il sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. E tu hai un quadro, dei primi due versi. Alice guarda i gatti, la mettiamo al centro del progetto. Alice i gatti legati, c'è una serie che magari se non lo sanno. Alice i gatti, il sole e il mondo che gira senza fretta. Quindi abbiamo Alice i gatti, il sole e il mondo. La seconda, arriva. Irene al quarto piano, li tranquillo. Irene, ma chi è? Chi è? Dove la mettiamo? Hai detto al quarto piano, mettiamo al quarto piano là. Quindi abbiamo Alice, i gatti, il sole, il mondo, è arrivata Irene. E Irene al quarto piano, eri tranquilla, che si guarda nello specchio, accende un'altra sigaretta. Chiaro? Alice, i gatti, il sole, il mondo e Irene. E Lili Marlene, chi cazzo è Lili Marlene? Lili Marlene, che sarà una tedesca, non lo so. Bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età. E tutto questo Alice non lo sa. E io non ci sto più, e i pazzi siete voi, pure con scemo sono io. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. E certo, è stato lui che era stronzo che l'ha scusato. Tu pensi che è finita? No, c'è stata la seconda parte. Quindi dopo che abbiamo Alice, i gatti, il sole, il mondo, Irene, Lili, Marlene che è arrivata, no? Alice guarda i gatti muoiono nel sole, poveri bestie. Mentre il sole a poco si avvicina, un brallino di carte giapponese.
E Cesare perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore, la pioggia, scusa, c'è stato il sole fino a un attimo fa. Una canzone che non si capisce niente, all'inizio ci stanno 2 o 3 personaggi, poi la canzone si intitola Alice, ma cominciano ad arrivare gente peggio di Facebook, una cosa assurda. T'arrivo ben mentre stai guarda, all'improvviso ti arriva una che si appicciava la sigaretta al quarto piano, e tu mentre stai col collo così per paura che ti cala la cena la capa, ti arriva che sta da parte Lili Marlene che si metta senza manco il permesso di soggiorno perché è straniera e si mette a cantare in tedesco. Beh, tu stai qui che tu per la mai finire il mese, i cazzo ti stanno arrostendo sotto al sole e ti arriva Cesare sotto la pioggia, che tu cazzo è asciuta la pioggia. C'è stato un solo che stava estinguendo i gatti, non si capisce. In mezzo a un matrimonio dove la sposa è incinta o sposa che tira i capelli a destra e a sinistra, un casino praticamente. E io non ci sapevo, i pazzi siete voi, no, pazza sei tu. Come quando fa? Hanno ammazzato Pablo? Ma se non sei sicuro, non la dare una notizia del genere. Come lo stesso quella canzone di Lucio Dalla, Anna e Marco, che parla di 2 ragazzi di periferia, dove praticamente succedono cose veramente fantastiche, loro fanno qualcosa di speciale in quella notte. Allora, comincia la canzone con la presentazione del personaggio femminile che è Anna. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Tu dici bello sguardo, ma in realtà che sta perdendo la vista. Però non è una cosa grave, perché lui fa, se chiude gli occhi lei lo sa, se ne accorge. Stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andare via. E t'arriva Marco. Marco grosse scarpe e poca carne, che da fare poca impressione. Grosse scarpe, poca carne, mettici un hamburger. Marco cuore in allarme, infatti lo chiamavano Marco Bypass. Che sconsumata una sorella poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E qua c'è la poesia. E la luna è una palla e il cielo è un biliardo. Ragazzi, la luna è una palla, il cielo è un biliardo. A stecca ci metta Marco. Poesia pura. Quante stelle ne flippe, sono più di 1 miliardo. Marco dentro un bar, chissà cosa farà. E qui c'è la svolta. Poi c'è qualcuno che trova una moto. Si può andare in città, dove stavano? In un bar, a motocicletta, dove l'hai vista sta motocicletta? La trovano, stavo sotto a un tavolino scordato da un sacco di tempo, in moto, prende la motocicletta, hanno un bello sguardo, hanno perdo un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, che ballo era? Un ballo del papallo. E dico, ma come? Prima stava nel gruppo dei lupi, aveva postato su Facebook, Marco esce dal gruppo dei lupi e entra nel gruppo dei cavalli. E il lupo ci è rimasto male, attenti al lupo, ma dimmi tu dove sarà, dove è la strada per le stelle, dove è la strada per le stelle, non lo sa, non lo sa nessuno, solo uno al mondo, infatti all'angolo della strada c'è un signore con un giubbetto di jeans, occhiali scuri, capelli ricci e con la chitarra, buon uomo scusi, per caso mi sa dire la strada per le stelle, seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi, ma che cazzo l'indicazione è? Ma tu sei un bravissimo cantautore, sei brava, ma come navigatore leva mano, non è cosa tua. Ma come all'improvviso l'autore non sa più come chiudere la canzone e si inventa. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, abbaia e se ne va. E tu rimani là come uno scemo, come finisce sta canzone? Anna avrebbe voluto morire, che secondo me era meglio. Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare, tenendosi... Bella.
La morale quale potrebbe essere? Che hanno ritrovato l'amore? No. Che hanno ritrovato la strada di casa? No. S'hanno rubata la motocicletta. Allora vi racconto una cosa, perché lui mi dice che posso andare avanti un altro poco? Sì! Prima del finale voglio raccontarvi una cosa carina. Cabù! Vi racconto una cosa, voi sapete, io perlomeno per quanto mi riguarda e i miei colleghi, facciamo le tournée a volte infinite, in estate abbiamo 10, 12, 15, 20, 30 serate tutte attaccate, ognuno in un posto. Era 3-4 anni fa, stavo in Puglia a Porto Cesareo, la seconda data ce l'avevo a metà punto sullo Ionio nella Basilicata e la terza in Calabria vicino Rossano Calabro. Faccio la prima, faccio la seconda, finisco presto, dice cosa che faccio? Vado subito, avevo la moto, subito là, così la mattina mi alzo, c'è cioè un'ora di strada, mi faccio un bella giornata di sole e poi mi faccio lo spettacolo la sera. E così ho fatto. Alle 9:30 già stavo al sole, ma la pace è durata 10 minuti. Mentre si va così, ho cominciato a sentire delle persone, un maschio, un uomo e una donna, che trasportavano qualcosa di molto pesante sulla sabbia e ansimando a grande fatica. Gente che è meglio che non mi giri, stavo in Calabria, chissà che cazzo stava combinando. Poi la curiosità mi fa voltare, mi giro e c'era questi due signori di una certa età, una sessantina d'anni, che trasportavano una carrozzina con una persona sopra. Ho detto, hai visto? Ogni tanto c'è sta qualcuno, essere umano, bonza, brava persona che si porta il parente in vacanza a casa. Mi sono subito alzato per aiutarli, ma non era una persona anziana. Era seduto un ragazzo di 18-19 anni che mi ha guardato così con gli occhi vispi, che se tu guardavi solo la faccia non sembrava uno che stava in difficoltà, era più vivo di me, stava così con un cappellino a colori, con gli occhiali alla moda, un costumino proprio, e mi sono fermato, ho parlato un po' con i genitori, ho fatto amicizia, abbiamo parlato una ventina di minuti, lui mi ha guardato solo, non ha mai parlato, a un certo punto mi dice solo una cosa: Carmine, ma tu di che squadra sei? Ho detto, io sono del Napoli. Ah, io della Juve. Forza Juve. Forza Juve. Forza Juve. Ho detto, mo ce levo freno la carrozzella. Senza me ne fa accorgere, lo faccio a finire a mare. Logicamente, sfottendolo un po', ci siamo presi in giro. La sera l'ho invitato allo spettacolo, lui si è divertito tantissimo. E poi è successo che sono sceso e ha voluto i miei autografi, la fotografia, e io gli ho regalato un libro che avevo scritto. Lui lo voleva pagare a tutti i costi, dice, no, te lo regalo. Dice, Carmine, spero, ti devo chiedere una cosa. Io ti voglio chiedere se tu mi potessi dare il numero tuo di telefono, che se ogni tanto mi mandi qualche messaggio in napoletano, a me piace tanto la lingua napoletana. Ho detto, guarda, se tu continui a tifare per quelli là, manca in giapponese rimane. Lui no, poi io ho dato il numero di telefono, tranquillo, non ci avevo pensato che fosse un impegno. Tornando in camera ho cominciato a riflettere, ha detto, ma chi sta? Mi comincia a messaggiare, e che faccio? Non rispondo, devo rispondere per forza, ho quasi un obbligo, giusto? Che figura faccio davanti a quelli che vedranno i messaggi suoi senza la mia risposta? Ma sa a me sta questo dilemma, a me mi spetta sta situazione. Cinicamente ho pensato, anche però, ma neanche ai genitori spetta questa situazione difficile del figlio. Mentre pensavo questo, lui mi manda un messaggio. Carmine, come si dice buonanotte in napoletano? Io ho guardato il messaggio e devo dire la verità, non ho risposto. Me ne sono andato a dormire, ho dormito male, mi sono alzato con un mal di testa, pensando a varie cose, non sapevo che fare. La mattina presto ho caricato la macchina, da lontano ho visto i genitori che trasportavano la carrozzina con l'aiuto di qualcuno sulla sabbia, ho girato i tacchi e me ne sono andato, ma mi sono fermato dopo 50 metri, gli ho preso il telefono e gli ho risposto, ho detto buonanotte in napoletano, si può dire anche buonanotte a io. Lui subito mi ha risposto, forza Juve. La città dove si scende, tu muovi via, ma culo a lui.
e comunque andava avanti, ci siamo cominciati a sfottere e a beccare, ma era divertente, non era per niente pesante, anche era leggero, e abbiamo passato tutto l'anno a scriverci: con chi gioca il Napoli stasera? Gioca con la Roma, lui forza Roma, anzi dai Juve, che te ne fotta a te? Ecco, come tutto così. Quando è arrivata verso aprile-maggio, lui mi ha scritto: ma tu verrai un'altra volta in quel posto dove ci siamo incontrati? Sì, perché io ti devo dire una cosa troppo importante. Dice: ma dimmela. Ho detto: no, quando vieni? È passata l'estate, a fine agosto mi sono presentato là per fare l'ennesimo spettacolo in quel villaggio, e lui: Carmine, ho sentito, mi sono girato, mi veniva incontro, cagarozzina, vestito completamente d'azzurro. Sono diventato del Napoli, sono diventato del Nacido, mi disse: ma mi sta pigliando a culo, nata vuota. E invece no, era talmente convinto, un po' mi faceva piacere, un po' mi dispiaceva che avevo contribuito, l'avevo condizionato, insomma, è una persona comunque fragile. Abbiamo cominciato a messaggiare un'altra volta durante l'anno, il Napoli, alla fine verso maggio, il Napoli vince lo scudetto. Io lo chiamo, diciamo, ti ho comprato la maglietta che ti piace a te. E a fine agosto mi sono presentato con la busta con la maglietta. Sono arrivato là, i genitori mi hanno accolto un po' freddo. Dice: ma che c'è? E poi ho scoperto che non erano freddi, erano preoccupati. Che è successo? Ma fa la Pier Giacomo, non sta bene. E che c'ha? C'ha un problema agli occhi. Non riesce più a vedere la luce, non può stare, deve stare al buio completo. Deve stare solo in camera. Dice: vabbè, ma hai fatto in camera? Dice: ma non puoi aprire. Dice: signore, sono arrivati fino a camera, lasciatemi passare, perlomeno vuoi salutare. Sono entrato, era tutto buio. In penombra lui da una parte farfugliava qualcosa, dico: ciao Pier Giacomo, ciao, come stai? Non parlava. Ha già capito. Pier Giacomo, accendi sta luce. Acceso la luce, la camera era tappezzata di bandiere e magliette della Juventus. E lui quasi piangeva. Ho dovuto mentire per forza, che se tu poi non mi mandavi più messaggi, tu per me sei un supereroe. Ho detto: Pier Giacomo, ma non ne c'è bisogno, ti ho portato la maglietta, e che me la dai a fare? Ho detto: apri, aperta la maglietta, c'era una maglietta della Juventus. La girata... c'era il numero 7, c'era scritto Rolando. Ma fa come Rolando? Ma non si scrive Ronaldo. L'ha cercata la Coppa a Bangare. Il finale sarebbe questo, il finale come ho cominciato, con le band inglesi a paragone delle band italiane, e così finisco. Loro avevano i loro gruppi importanti come i ACDC, no, i ACDC australiani, i Deep Purple, i Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin e Rolling Stone, Beatles e Rebel Jam. Anche noi avevamo i nostri gruppi, e non li chiamavamo né gruppi né band, ma li chiamavamo complessi. Ci sarà un motivo. C'era il complesso, per esempio, del giardino dei semplici, Mastinomma de Pigliana, che si chiama. Sulla spiaggia si allungavano le ombre, guardando l'uva mi dicesti: è già settembre. Voi siete mai stati sulla spiaggia? Sì. L'uva l'avete mai vista? C'era il complesso degli alunni del sole, Liu si stendeva su di noi, ma con gli occhi guardava te e con la mano cercava me. C'era la Formula 3, eppure mi sono scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Dopo il tuffo non si capiva più niente, perché questo usciva dall'acqua con la testa, non piangere salame da capelli verde rame, avrà via due scoglie questo. Tu, disperazione nasce da... La distrazione nasce dalla sensazione che... Disperazione nasce da... Avete capito perché si chiamavano complessi? C'era il complesso dei cugini di campagna.
andava a piedi nudi per la strada. Una zingara. Un corpo di chi ha detto troppi sì. Una zoccola. Loro avevano copiato poi Bee Gees con quella voce. Na 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 na. Stephen là, Stephen là. Stephen là, dove? Stephen là, Stephen là. E quell'albero è 7 in 3, uno faceva sei là, tu cercavi di guardare, non vedevi niente, poi chi stava, ah stava là, forse stava, sei sbagliato, è vero, se non c'è stava niente, quello dicendo non sapevo che cazzo fa, e cominciò, e inventò il ballo, sei là, a un certo punto si ricorda, ma sei là, grazie, buonanotte. Vieni qua, lo devi dire qua. Vieni qua. Ecco, signori, Walter Assenti, non è d'accordo. Non è devi fare, se no non mi paga, devi fare. Niente, lui, allora ci sono cantanti. Ma non voi avete sonno? State d'accordo con chi? Io volevo ringraziare il mio amico del club del 59. Dove sta? Del 59, no? Giusto? Io abbiamo fatto una volta una festa, perché ho fatto comunque altre feste, ho fatto quelle del 60, 61, 70. No, niente, è una cosa nostra. Allora, a un certo punto, facciamo così. La musica è una grande espressione d'arte, e questo è il succo della situazione. In alcuni casi è solo un colpo di fortuna la canzone che ti fa avere successo. Non posso pensare sia arte. So poi se voi siete d'accordo, una canzone con due accordi che io farò adesso, due accordi che non fa maggiore e do maggiore, e voi tutti indovinerete, troverete titolo e cantante. Aspetta. Gloria. Ci vuole culo. Gloria. Ma anche tu nell'aria, ma anche ad una mano che lavora. Lasciamo stare, sorvoliamo su questa cosa. Diciamo, cerchiamo di rivalutare Umberto Tozzi con questa canzone, che in effetti è un autentico messaggio. Io non mi ricordo manco pure che non era previsto il bis. Da badan, che tu dici bella, che è una bella idea, da badan, cioè, bella, diciamo che dice, e lui ti sorprende facendo da badan, dan, cazzo, non lo aspetta, da badan, ribadisce il concetto, se magari qualcuno è arrivato dopo, da badan, dan, bellissima, da badan, non ci poteva pensare, da badan, dan, a questo punto, ho pensato, ma l'avrà scritta da solo, si è fatta aiutare. Tutti insieme, 3, 4, da da da. Bravi. A memoria. Non era preparata. Da da. Seconda parte. Da da. Ha sapito tutta quanta. Siete dei mostri. Dopo che l'ha fatto due palle di da da. Finalmente comincia la canzone, va tu, siamo qui, siamo là, secondo me era meglio da patà. Grazie. Questo femminone. Grazie, lei è bravissima, ragazza, la frase, Gloria. Grazie, ciao. Ciao, anche due.